Questa casa è appartenuta alla famiglia di mio papà, quindi ancora dalla nonna paterna, e il mio sogno era di rifarla vivere, e infatti poi insomma si è fatto di tutto per recuperarla, ma soprattutto anche l'idea è stata quella di condividerla con gente che questo posto non lo conosce e che quando viene qua si deve sentire accolta e provare a sentirsi in pace e in armonia con questo posto bellissimo. Il pavimento che quando ho detto al mio muratore io voglio rimettere giù questo pavimento, mi ha guardato e mi ha detto tu sei fuori, in 3 mesi l'abbiamo pulito con martello e scalpello, aiutata da vari amici e parenti e quel pavimento l'abbiamo rimesso giù. In tutto ci sono 3 camere matrimoniali, una di cui anzi è una tripla. Tutti i materiali possibili sono stati recuperati, tipo il pavimento di cotto, le travi in legno, vari oggetti di antiquariato. Il mio sogno sarebbe che un giorno qui diventasse un posto ancora più pieno di persone, in cui quelli che vengono lasciano qualcosa di loro, ma anche proprio un posto dove la gente può fare qualcosa, quindi delle attività. Adesso già è molto bello e sono contenta di quello che ho realizzato, ma ho in mente di creare un posto ancora più completo da un punto di vista di creare, di un posto dove si crei. Eccoti, ciao Maurizio, dopo 5 anni ci tenevo a farti vedere la novità del Poggio Bed and Breakfast, ovvero questa terrazza dove ci sono un tavolo per ciascuna stanza, appunto, dove gli ospiti possono fare colazione di fronte a questa bellissima vista con i vigneti. E le colazioni sono rimaste sempre come una volta, nel senso le preparo io con le torte fatte in casa, pane fatto in casa, marmellate quando è possibile con la frutta del mio giardino, altrimenti comunque sempre frutta stagionale. E insomma, spero che ti piaccia questa novità. Il giardino adesso è ancora un po' in fase un po' primitiva, un po' selvatica, diciamo, a parte che tengo il prato tagliato, ma insomma, come puoi vedere, gode di una vista eccezionale, c'è tanto spazio, tanto verde, tanto silenzio e qua attorno c'è tutta una zona lasciata ancora selvatica, quindi ci sono dei boschetti che permettono, oltre che alla fauna, anche alla flora di proliferare. E insomma, io sono un amante del riposo, delle amache, della tranquillità, quindi insomma nel mio giardino l'amaca non può mancare di fronte alla vista. Bene, allora vi aspetto per dei pernottamenti qui a San Damiano al Colle, al Poggio Bed and Breakfast, dove potete vedere il suo sito www.ilpoggiobb.it. E per lasciarvi accompagnare a scoprire questo bellissimo territorio dell'Oltrepò Pavese.